La capacità di accoglienza di migranti e minori stranieri non accompagnati ha raggiunto livelli soddisfacenti ad Isernia. Ne è convinto il prefetto del capoluogo Pentro, Franca Tancredi, che ha presieduto la riunione odierna del Consiglio territoriale per l'immigrazione. L'organismo, da poco rinnovato nella sua composizione, ha affrontato i temi dei flussi migratori via terra e dello studio di azioni per incentivare l'ingresso dei richiedenti asilo nel mondo del lavoro. L'incontro, al quale hanno partecipato anche le forze dell'ordine e il sindaco Piero Castrataro, è stato incentrato su un ulteriore passo che dovrà essere compiuto. Al Consiglio spetterà infatti promuovere tutte le iniziative utili per l'integrazione della popolazione straniera già presente sul territorio provinciale. Il prefetto ritiene che l'organismo territoriale debba spingere a tal fine sulla cooperazione con tutti i soggetti, istituzionali e non, che possano essere preziosi alleati in questo tipo di azioni. Il Consiglio ha rinnovato, a conclusione dei lavori, la volontà di proseguire nel monitoraggio della presenza degli stranieri e della capacità territoriale di continuare ad assorbire i flussi.